Benvenuti all'appuntamento settimanale con Qui Regione, le notizie dal Consiglio regionale della Toscana. Seduta solenne mercoledì scorso del Consiglio nella giornata della memoria del 27 gennaio. La seduta è stata preceduta dalla cerimonia di conferimento di una targa a Basilio Pompei, ex partigiano, ex internato militare italiano. A ritirare la targa il figlio Giuliano. La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, per non dimenticare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. Regione Toscana, Consiglio regionale hanno celebrato il giorno della memoria a partire dallo spettacolo a porte chiuse sul palco del Teatro della Compagnia, dove è andato in scena il progetto Romano Shim Sha, festa ebraica a Roma e di solisti dell'orchestra multietnica di Arezzo e l'Axiom Group. Seduta solenne in Consiglio regionale dedicata alla memoria, anticipata dalla cerimonia di consegna della targa a Basilio Pompei. Devo dire che la giornata della memoria sta sempre più rappresentando un momento di diffusione, promozione di quello che è una cultura della memoria indispensabile, perché quello che è accaduto negli anni 45 e quelli che precedettero la fine della Seconda Guerra Mondiale non debba più accadere. 47 milioni di morti, 6 milioni e mezzo sterminati, ebrei, omosessuali, sinti, dissenzienti politici. La cultura del totalitarismo portò a una malvagità che mai abbiamo avuto nella civiltà umana. Eugenio Giani ha ricordato l'importanza dell'educare i giovani alla memoria in ogni modo, ricordando il treno della memoria che dal 2002 viaggia da Firenze verso i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau in Polonia. Ritengo che l'iniziativa che come regione portiamo avanti del treno della memoria sia qualcosa da continuare e perpetuare. Io ho vissuto delle emozioni e condiviso dei momenti davvero stringenti, di grande intensità, con giovani di 18-19 anni attraverso l'esperienza del treno della memoria. È importante perché possano crearsi fra di sé i presupposti per un rifiuto di quella cultura e un ripudio di quello che sono le condizioni che hanno portato a questi misfatti. Se ci fosse un undicesimo comandamento sarebbe non dimenticare, così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Penso che questo giorno vada ricordato non solo per quello che è stato, ma anche attualizzandolo a quello che è e che sta accadendo anche in questi giorni. Quello che accade in Bosnia è sotto gli occhi di tutti, campi profughi che sono dei veri e propri lager, quei piedi che escono dalla neve, le persone che non ce la fanno. Io penso che quello che è accaduto, come diceva Primo Levi, può accadere ancora, e la memoria, e seminare il germe della memoria vuol dire far fiorire, far germogliare fiori nuovi, fiori di speranza. Io lancio solo un messaggio alle ragazze e ragazzi toscani: non siate mai indifferenti, perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Non voltatevi mai dall'altra parte quando ci sono soprusi, quando ci sono cose che non funzionano. Ho avuto modo di dire che abbiamo il dovere della memoria. Ognuno di noi è chiamato a fermarsi, anche soltanto fosse un minuto, fosse soltanto una seduta. In questa giornata dobbiamo avere il dovere di fermarsi, di percorrere quello che è successo per non dimenticare, e l'invito è che questo possa essere fatto in maniera diffusa, perché deve essere una luce all'interno delle coscienze di tutti i cittadini, in particolar modo dei toscani e soprattutto dei giovani, e questo lo stiamo facendo con questo consiglio, cercando di ricordare quello che è avvenuto, non dimenticando quanto è successo e soprattutto portando memoria a tantissime vittime innocenti. Lo storico e professore Giovanni Gozzini ha raccontato la storia di 1600 ebrei raccolti in casa da altrettante famiglie tedesche nel Terzo Reich, il tutto a pochi metri dalla cancelleria di Hitler. Il messaggio è chiaro. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però
ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. Ugo Caffa, azzanima del treno della memoria toscana, ha sottolineato l'impegno costante della regione nella diffusione della memoria. Il treno della memoria quest'anno si è fatto virtuale con 3 mesi di formazione ed ha coinvolto ancora più studenti e scuole. Bisogna sempre tornare su questa cosa, altrimenti non funziona, cioè non si pensi che una tantum risolva il problema. Questo non lo pensiamo, sarebbe sbagliato, dannoso. Quindi è importante che ogni anno e durante tutto l'anno, fra le varie cose ovviamente, nelle scuole in particolare, ma anche fra gli adulti, anche questo appello ai giovani è fondamentale, però anche alle loro famiglie e agli adulti, ci sia un momento di riflessione, di studio, di discussione, perché se noi guardiamo nei social, non troviamo solo parole di ricordo, troviamo anche delle frasi terribili, svastiche, ingiurie e così via. Quindi è fondamentale. La memoria di tutto ci vuole tutto, soprattutto contro il razzismo, contro il credere che ci siano delle razze inferiori. Giustamente Rita Levi Montalcini dice le razze non esistono, i razzisti sì, e quindi noi, fino a che ce la facciamo, continuiamo in questa attività. Prima della seduta solenne, il Consiglio regionale ha consegnato la targa a Basilio Pompei, ex internato militare italiano deportato dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e per 2 anni prigioniero in un campo polacco. 103 anni Pompei è stato attaccato sui social per aver scelto di vaccinarsi, lui che si era battuto per la libertà di tutti, anche per la libertà di pensiero e di parola di quelli che ora lo accusano. Noi l'abbiamo voluta fortemente come ufficio di presidenza su indicazione del vicepresidente Casucci e sono contento che oggi sia qui insieme a noi Giuliano, il figlio di Basilio, per mandare un messaggio a tutte le cittadine e i cittadini della Toscana che quello che è successo in entrambe le sue sfaccettature a Basilio nella sua vita, penso al fatto che sia stato deportato, ha subito terribili, vergognosi attacchi sui social, attacchi relativi al fatto che mettevamo a disposizione il vaccino ad un uomo di 103 anni. Io penso che il diritto alla salute sia un diritto inalienabile, sia per chi ha un giorno, sia per chi ha 103 anni. Io sono orgoglioso della scelta della Regione Toscana di partire dalle persone più fragili, dalle persone che soffrono di più, e questo è un segnale di attenzione e di testimonianza che come Consiglio regionale abbiamo voluto dare. A 103 anni è stato uno dei primi ad essere vaccinato e come tale è stato anche offeso, deriso, e anche questa volta la propria vita è stata messa in discussione. Questo è un premio che riconosce il senso della libertà, della vita, ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria, che deve farci riflettere e portare rispetto a persone come in questo caso che a 103 anni dimostrano quanto fosse importante ieri come oggi il senso della vita. Basilio Pompei, ospite di una RSA, ha ricevuto anche la seconda dose di vaccino e sta bene. Per voce del figlio ha mandato il suo messaggio. Ringrazio a tutti e poi dia anche che io accetto questa targa a nome dei 150 che erano in baracca con me. Io ringrazio anche al posto loro. Ed infine si rivolge ai giovani. Si ricordino sempre che l'odio non è il pane quotidiano, e quindi gli errori che sono stati fatti prima e anche gli orrori, insomma, non vengano ripetuti. Ecco. Pur lontano dall'impegno politico, in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, un collegamento. Così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, il presidente, ma tutti, per aver accolto questa mia proposta. Per me è una giornata speciale, proprio perché
siamo riusciti a dare tutti insieme un bel segnale verso i toscani. La seduta solenne era stata preceduta dalla seduta ordinaria del Consiglio regionale. Si è parlato di molti argomenti, tra questi anche l'approvazione all'unanimità di una mozione presentata dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo in merito ai ritardi sulle forniture delle dosi di vaccino. Valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale condivisa nei confronti della casa farmaceutica Pfizer-BioNTech in merito ai ritardi sulle forniture delle dosi vaccinali previste dagli accordi in sede comunitaria. Lo chiede una mozione presentata dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Dobbiamo mettere in campo tutte le azioni che abbiamo per poter vaccinare nel più breve tempo possibile il maggior numero possibile di cittadini. Per questo l'idea di una mozione trasversale di tutte le forze politiche affinché si possa intraprendere come regione, in accordo con il governo, un'azione legale nei confronti di quel soggetto, in questo caso Pfizer, che non rispetta gli impegni che ha preso insieme a noi. Noi dobbiamo fare in modo, e questo lo chiediamo anche all'Europa, ho apprezzato molto le parole della Presidente della Commissione von der Leyen, che diceva con grande chiarezza che i patti vanno rispettati. Quindi l'impegno che noi oggi abbiamo preso come Consiglio regionale è quello di essere attenti al tema, di spingere il Governo affinché parta questa azione legale per fare in modo, non perché vogliamo metterci contro chi produce, ha fatto uno sforzo enorme per trovare il vaccino, ma perché vogliamo dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, garantirgli il diritto alla salute. Nel documento si invita la Giunta regionale a fare due cose: da un lato continuare a monitorare l'organizzazione inerente alla fornitura dei vaccini, dall'altro evitare che si verifichino ritardi nelle forniture delle dosi previste dagli accordi stipulati in sede comunitaria. La mozione è stata sottoscritta dai tutti i capigruppo: Vincenzo Ceccarelli per il PD, Stefano Scaramelli di Italia Viva, Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia, Elisa Montemaggi per la Lega, Marco Stella di Fratelli d'Italia e Rene Galletti del Movimento 5 Stelle. A margine della seduta di martedì 26 gennaio il presidente Mazzeo ha parlato anche di altre questioni, a partire dalla crisi di governo in corso, argomento su cui poi sono intervenuti anche i capigruppo. E sulla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sono intervenuti al nostro microfono tutti i capigruppo, posizioni per una volta allineate. Attivarsi per valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale condivisa con altre regioni e con il governo che verrà fuori dalle consultazioni nei confronti della casa farmaceutica Pfizer-BioNTech sui ritardi alle forniture delle dosi di vaccino previste dagli accordi in sede comunitaria. Ecco le parole del presidente della regione toscana Eugenio Giani e poi la posizione dei vari gruppi che siedono in consiglio. Io ho dato fin dall'inizio forte solidarietà al commissario Arcuri e al governo nelle azioni che possono essere intraprese proprio sul piano dei vaccini e della loro fornitura. Sono convinto che sarà molto importante in futuro avere quella capacità anche di realizzare da soli in Italia i vaccini, perché vediamo che in queste situazioni d'emergenza, in una situazione così delicata, o le cose le fai da solo o altrimenti ti trovi in questa situazione di dipendenza da altri, con gli inevitabili contraccolpi che vanno sulla salute pubblica nazionale, come in questo caso la diminuzione dei vaccini Pfizer. È una mozione firmata da tutti i gruppi che invita il governo a porre in essere e in atto tutte quelle misure, tutti quei comportamenti e tutte quelle azioni, ovviamente ad iniziare da quelle legali, perché il comportamento di questa azienda è veramente un comportamento grave che rischia di penalizzare quello che è il bene primario dei cittadini e anche dei toscani, ovviamente, vale a dire la salute. Quindi l'auspicio e il sollecito che rivolgiamo è che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnata a fare ed eventualmente abbia quelle penalità, se sono previste e possibili da applicare, che si merita. Abbiamo sottoscritto l'iniziativa del presidente Mazzeo, abbiamo portato anche il nostro contributo volendo sottolineare come in Europa ci siano altri stati, non l'Italia,
che in realtà hanno avuto invece più dosi di quanto contrattate nella prima fase di contrattazione. Quindi c'è qualcuno che ha avuto più dosi di quelle che spettavano dagli accordi iniziali, e ci sono paesi come l'Italia e nella fattispecie la Toscana che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci. Quindi la situazione è difficile. Io spero che la regione Toscana, ma non solo, l'Italia tutta si costituisca in questa azione legale contro Pfizer, e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile. Noi siamo stati i primi a denunciare e a chiedere che la regione si costituisse parte civile, perché quello che è successo è inaccettabile. Abbiamo fatto, cioè l'Italia, il nostro paese, il paese membro del G8, uno dei primi paesi contribuenti dell'Unione Europea, hanno sottoscritto il nostro governo dei protocolli. La cosa che più mi indigna è che né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né il Ministro degli Esteri, nessun ministro ha preso un aereo, è andato alla Pfizer a rivendicare quello che legittimamente era stato fatto, cioè la sottoscrizione dei contratti. Non ci bastano le giustificazioni, per questo chiederemo, abbiamo ottenuto che la Regione Toscana si costituisca parte civile nei confronti di una impresa, di una multinazionale privata che aveva sottoscritto un contratto e che quel contratto deve mantenere, perché ne va del piano vaccinale, quindi si vaccinerà più in ritardo, ne va anche della ripresa economica, perché più tardi si vaccinano le persone, più tardi arriverà la ripresa economica. Per questo noi siamo, come dire, grati al Presidente del Consiglio regionale Mazzeo di aver portato in Consiglio regionale una nostra proposta e siamo stati i primi a chiederlo. È una mozione condivisa, sottoscritta anche da me insieme al Presidente, è una mozione che chiede di fare luce, fare massima attenzione e velocità, che chiede rispetto per gli impegni presi con la nostra Regione. Bene la notizia di oggi dell'arrivo di 29.000 dosi e bene che vengano mantenuti gli impegni. Serve essere tempestivi, essere puntuali, rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari, in primis quello degli insegnanti, che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario. La sosteniamo, la firmeremo, però facciamo una proposta ulteriore, che secondo noi è ancora più importante. E utilizzare l'articolo 31 di un trattato internazionale, l'acronimo si chiama TRIPS, che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria, cioè la possibilità di produrre vaccini, ma anche farmaci, in casi di emergenze eccezionali, da parte di aziende che non sono quelle produttrici, in questo caso la Pfizer. E questo viene fatto proprio per la situazione di enorme emergenza in cui ci ha gettato anche, non soltanto la pandemia, ma anche delle aziende, delle multinazionali, che lo devo ricordare, soprattutto a tutti quelli che elogiano la sanità, il privato nella sanità. Loro devono fare interessi di mercato, i governi invece devono fare gli interessi della popolazione. Facciamo produrre il vaccino alle nostre aziende utilizzando questa possibilità della licenza obbligatoria, quindi in pratica rompendo un po' con le regole. Del resto è stata Pfizer a rompere gli accordi, che già erano molto pesanti per il governo, contrattuali nei nostri confronti, rischiando di creare un problema veramente serio per quanto riguarda quell'immunità di gregge che si allontana. Nel corso della seduta ordinaria del Consiglio regionale c'è stato anche il via libera a maggioranza del Consiglio al bilancio di esercizio 2019 del Parco della Maremma. In aula la Presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis del PD ha illustrato il consuntivo del bilancio 2019 del Parco della Maremma, incassando il voto favorevole della maggioranza, astenuti Movimento 5 Stelle e Lega, contrari Fratelli d'Italia e Forza Italia. Abbiamo approvato il bilancio 2019 del Parco della Maremma con un utile di 500 euro a fronte di un valore della produzione di oltre 2 milioni di euro, ma soprattutto abbiamo ascoltato in commissione la Presidente Lucia Venturi, che ci ha dato davvero ottime prospettive per lo sviluppo del parco, un po' per l'investimento che è stato fatto in questi anni dal punto di vista non solo della riorganizzazione dei servizi, ma anche della capacità attrattiva di quella struttura, di quel meraviglioso pezzo di territorio della Toscana, un po' anche perché forse la pandemia ha fatto capire ai visitatori, a chi fa turismo, che quel tipo di turismo è un turismo sicuro, un turismo sostenibile, un turismo a contatto della natura, che può far solo bene al Parco della Maremma. Dall'analisi dello stato patrimoniale si evidenzia uno stato di salute buono per l'ente, con debiti in diminuzione e una riduzione della spesa per il personale.
Il compenso previsto per gli organi di governo del parco è in linea con la normativa regionale, mentre gli investimenti del triennio 2019-2021 ammontano a 220.000 euro rispetto agli oltre 400.000 programmati. Gli interventi riguardano l'acquisto di attrezzature varie, la realizzazione di recinzioni, la manutenzione straordinaria di immobili e la realizzazione di itinerari turistici sostenibili. Noi siamo stati contenti di approvare questo bilancio, siamo felici che gli investimenti e trasferimenti della Regione siano, come dire, ben spesi. Auguriamo al parco tutta lo sviluppo che merita in un periodo particolarmente complicato per i territori, per la Maremma e anche per la nostra Toscana. Questa edizione di Qui Regione si conclude qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.